Amiche ed amici appassionati di Centurion League, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci per la 14ª giornata della Serie A della Centurion League. Sfidano quest'oggi Atletico Pisana contro Atletico Winsper. Inizia il match, primo pallone per l'Atletico Winsper. Altro scarico all'indietro. Prova con il sinistro il tiro, pallone alto sopra la traversa. Ora Pollace col destro, fuori misura il suo tiro. Modestini riesce a guadagnare la rimessa laterale lunga in avanti, ancora a trovare il destro alla distanza di Dell'Anno, palla fuori di casa. Di Girolamo cerca il destro in diagonale, insieme ancora largo sulla destra. Non è dentro, altro colpo di testa, può ripartire il numero 7 qui, una grande accelerazione, uno contro uno, con il destro, il diagonale del vantaggio dell'Atletico Pisana al minuto 9 del primo tempo, 1-0. Piazzo ritmo, Gianlu, dai! Sterza e scarica al centro per Pollace. Pollace cerca la conclusione vicino al bersaglio, ancora fuori misura. Invece con il sinistro dalla parte opposta al numero 7, pallone qui macellare anche col tunnel doppio, qui parte in contropiede clamorosamente dalla propria difesa. Ultimo baluardo di Carla, poi il pallone finisce clamorosamente in gol, erroraccio di Salvati e autogol dell'Atletico Winsper, 2-0. Entra un po' nel campo, attenzione, la spalla alla porta, prova a girarsi, Peluso col sinistro, la riapre l'Atletico Winsper a un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo, 2-1 al Ciriaci. Per gli ospiti c'è Modestini all'inizio, arriva sul secondo palo il cross, il gol del pareggio di Lefebvre, distratta la difesa dell'Atletico Pisana, rimette in parità il punteggio a 30 secondi dalla fine, 2-2 alla fine del primo tempo. La squadra schierata a campi invertiti, occhio al sinistro direttamente tra le mani di Salvati, Modestini va ancora la conclusione, respinta per due volte, questa volta Pollace sbaglia, dunque Modestini dentro per Di Girolamo, si gira col destro, la ribalta, l'Atletico Winsper, il gol di Di Girolamo numero 14 in questa stagione, risultato cambiato completamente dal 2-0 per la Pisana al 2-3 per l'Atletico Winsper. Fischia l'arbitro, parte il numero 7 col sinistro, palla altissima. Al 13esimo minuto di questo secondo tempo, dunque 38 complessivi sul cronometro, parte Dell'Anno con il destro direttamente in porta, fuori dal bersaglio grosso. Bacchioli per Pollace, il controllo con il petto. Scarico per Marino, andare a confusione col sinistro, è un grandissimo gol, il pareggio 3-3 al minuto 19 della ripresa, gara rimessa in parità dall'Atletico Pisana. Gare di Girolamo, Lefebvre, attacco pesantissimo in questa finale, di Girolamo 2 contro 2, attenzione alla numero 9 che può andare anche alla conclusione, si crea lo spazio per il tiro, lo prova e trova l'angolino basso alla sinistra di Cerreti, doppietta di Di Girolamo, sono 15 in campionato e soprattutto 4-3 nel finale per l'Atletico Winsper. Prendi quelli che mancano, la segnalazione del recupero, ma tutto per tutto l'Atletico Pisana, vittoria che sarebbe pesantissima questa per l'Atletico Winsper, il destro clamoroso di Marino, la parata a mano aperta di Salvati in calcio d'angolo, Lefebvre spostato da Tagliaferri. E questa l'ultima azione, triplice fischio da parte del direttore di gara, torna a vincere l'Atletico Winsper in rimonta sul campo del Ciriaci dell'Atletico Pisana, 4-3 per la squadra biancoverde che sale a quota 17 in classifica e allontana definitivamente la zona play-out, rilanciando in quella play-off, stop invece importante dopo due vittorie consecutive per l'Atletico Pisana. Da mister Di Cola, mister, vittoria importantissima e rimonta contro una squadra votata come l'Atletico Pisana dopo un periodo abbastanza difficile per voi. Sì, veniamo da un periodo difficile dove non girava la squadra, non girava,
e molti infortuni, molti indisponibili, e oggi abbiamo giocato da squadra uniti e solo verso uno scopo, verso la vittoria. La Pisana comunque era un avversario molto difficile, l'hanno dimostrato anche oggi in campo fino all'ultimo, e merito ai ragazzi che hanno dato tutto per arrivare ai tre punti. Vittoria che vi allontana dalla zona bassa della classifica e vi rilancia invece verso i playoff. Sì, ci allontana dalla zona, dalla brutta zona, ma non è ancora lungo il cammino. E dobbiamo dare sempre il massimo in tutte le partite, da gruppo, da squadra, uniti verso l'obiettivo che sono i playoff, ma sono lontani ancora. Piano piano possiamo arrivare. Grazie. Con mister Miozzi, mister, peccato per questa sconfitta, ma durata in rimonta, primo tempo quasi perfetto, poi nel finale quella distrazione, due gol subiti nel giro di due minuti e poi compromessa definitivamente nel secondo tempo. Infatti avete detto bene, riassunto benissimo l'andamento della gara. Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza buono, poi ci siamo persi gli ultimi due minuti, ci siamo un attimo fermati e abbiamo perso un attimo il pallino del gioco e loro sono stati bravi a approfittarne. Secondo tempo non abbiamo giocato benissimo, però eravamo riusciti a riportarla in pareggio la partita, poi l'ultimo gol, comunque loro hanno fatto una partita molto, molto bella, ci hanno messo in difficoltà seriamente. È una sconfitta che comunque non vi allontana da quello che è l'obiettivo, insomma i playoff sono abbastanza saldi direi. Sì, bisogna giocarle, no, comunque l'obiettivo ovviamente è quello, per poi riavere tutti quanti ai playoff se ci arriveremo. E speriamo insomma di risollevarci, anche se oggi fa male un po' sta sconfitta perché non ci voleva. Grazie mister Miozzi.